Salve a tutti ragazzi e buona mattina mercati. Partiamo subito quindi con un rapido sguardo al Coin Market Cap. Vediamo che rispetto a ieri, o meglio rispetto a ieri mattina fondamentalmente, sì, abbiamo lasciato fuggire circa un 34 miliardi di dollari, quindi insomma una cifra sicuramente rilevante, tant'è che la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute arriva a 202 miliardi, invece ieri mattina era 236. La dominance del Bitcoin supera il 54%, eravamo al 53 ieri tondo, circa 53,2, e invece questa mattina siamo al 54,08 e conseguentemente insomma, ha guadagnato un punto e mezzo percentuale circa e si appresta al 55 quasi. Se quindi ci buttiamo a dare un occhio alla, diciamo così, alla top 10, alla classifica delle criptovalute, tralasciando ovviamente Tether che essendo una stablecoin risente poco di tutto ciò, vediamo che il resto del mercato, a parte sporadici casi, quale Bitcoin, Ripple, Stellar, se no per il resto si attesta tutto circa su un meno 20%. Spostiamoci quindi sui grafici e andiamo a dare un occhio. Ed eccoci qui quindi ragazzi sul grafico Bitcoin dollaro, e come eravamo rimasti ieri, eravamo rimasti così, con questo triangolo ascendente, la quale c'è. Mi aveva fatto pensare che il prezzo sarebbe almeno arrivato sui 7.500, il ritracciamento di Fibonacci del 61,8 e poi avesse fatto, o meglio, il prezzo sarebbe arrivato qua su e poi insomma avesse fatto il ritracciamento. Il prezzo in realtà non ci arriva, più o meno arriva a 7.420, quindi mancavano quegli 80 dollari per arrivare dove ci si aspettava e il prezzo ha fatto questo crollo assurdo, che qui è insomma, veramente un crollo molto importante, soprattutto nel rapporto. Diciamo così, spazio-tempo, cioè decremento di prezzo in confronto al tempo. Le cause sostanzialmente sono imputabili, facciamo a tre ragioni fondamentali. La prima, non in ordine di importanza, ma in ordine così di come la dico, è quella di alcuni movimenti riguardanti un wallet che dovrebbe contenere circa 1.000 bitcoin che sono riconducibili appunto a Silk Road. E quindi questo, probabilmente questa vendita, insomma questi spostamenti hanno sicuramente generato un po' di panico, un po' di sell-off e che quindi si sono tramutati sicuramente nelle svendite. La seconda sono i ritardi sui lavori, o meglio la sospensione addirittura dei lavori da parte di Goldman Sachs per la creazione del loro desk riguardante le criptovalute. Quindi anche qui sicuramente era un punto cardine, insomma un punto molto importante dal punto di vista dell'ingresso di nuovi capitali, soprattutto derivante dall'alta finanza, dagli istituzionali. Una notizia così, anche qui, insomma, è un pochettino negativa e conseguentemente anche questa potrebbe aver spento un po' gli animi rialzisti che c'erano in quest'ultimo periodo. E la terza ovviamente è imputabile al trading in generale, cioè nel momento in cui parte una notizia negativa, due notizie negative, scattano tutto un sistema. Anche di trading automatico, come sono bot o anche semplicemente sistemi di take profit e di stop and reverse, che conseguenzialmente si rigirano oppure prendono profitto e quindi per prendere profitto da Bitcoin si vende Bitcoin, il che fa scendere il prezzo. Si applica anche alle strategie di stop and reverse, ovviamente si smette di acquistare Bitcoin senza subito vendere Bitcoin, quindi si shorta. Qui ovviamente stiamo parlando di strumenti sui derivati. Principalmente, ovviamente, il che quindi sicuramente ha incentivato tantissimo. Poi sappiamo benissimo l'effetto domino che possono causare questi bot, che un bot vende, quindi il bot successivo vede una discesa del prezzo, scatta perché magari raggiunge la soglia di quel bot, che a sua volta rimanda ancora a ribasso il prezzo, che fa raggiungere la soglia per la quale scatta un altro bot, e quindi scatta, insomma, così via, fino a che insomma i bot, tra virgolette, non esauriscono i loro ordini, e conseguenzialmente, insomma, c'è stato questo crollo. È veramente veramente repentino. Beh, succede, cioè tra virgolette succede, ci sta, cioè, capita anche più o meno in tutti i mercati, ovviamente in mercati molto più liquidi, molto più grossi, con capitalizzazioni molto più elevate, succede molto più di rado. Ovviamente in un mercato dove totalmente tutta la sua capitalizzazione è 200 miliardi, capite che è molto più facile applicare questi sistemi perché richiedono molto meno sforzo economico per far sì che questi spostamenti, quindi il rapporto tra capitale investito e volatilità generata, è sicuramente molto più vantaggioso se si vogliono praticare, ad esempio, attività di manipolazione, o comunque, anche se dietro tutto ciò non ci fosse stata una manipolazione organizzata, comunque sia, essendo molto meno liquido, ci vogliono molti meno capitali per generare poi dei movimenti molto più esasperati a grafico. In questi casi, quindi, come ci si comporta? Ci si comporta che qui ci si fa poco, cioè bisogna essere preparati prima.
perché bisogna sempre tenere in considerazione che ciò è successo in passato e succederà anche in futuro. Conseguentemente, non si può pensare di fare trading sia nel breve periodo che nel medio breve senza una strategia che comprenda all'interno appunto di questa suddetta anche degli stop loss, altrimenti qui non c'è niente da fare. Beh, prendo proprio l'esempio di questo che abbiamo visto ieri, aspetta, cerco di... Ah, cioè così. Allora, prendendo proprio l'esempio di ieri, quindi ci si aspettava qui, perlomeno, cioè io mi aspettavo che il prezzo salisse almeno fino ai 7.500. Poi ho detto 7.500 sale e si vede come si comporta. Se parte un ritracciamento con dei grossi volumi, probabilmente il prezzo ritraccerà pesantemente e potrebbe anche scendere, diciamo, in area e tornare sui 7.200. Ok. Per cui nel brevissimo, chiamiamolo così, chiamiamolo brevissimo, mi aspettavo comunque una risalita. In questo caso, individuando quindi un pattern, perché se non ci fosse stato un pattern qui non si sarebbe potuto parlare in termini così stretti con target anche e soprattutto così precisi, perché poi ricordiamoci che quando si fa trading, cioè, anche qui bisogna fare una distinzione molto importante, la distinzione fra analista e trader. Sono due cose che la stragrande maggioranza delle volte vengono confuse, ma in realtà sono due attività quasi completamente diverse. Cioè, tutti e due si basano su analisi tecniche, tutti e due guardano i grafici, però con scopi, diciamo così, un pochettino diversi. E questi scopi un pochettino diversi, questi sistemi un pochettino diversi che hanno, gli permette di avere da una parte dei vantaggi e degli svantaggi a tutte e due le attività. Quindi, detto in maniera povera, in maniera veloce, insomma, il trader ha bisogno di precisione. Al trader non gli si può dire entra in zona e esce in zona perché non vuol dire praticamente niente. Conseguentemente, utilizzando il pattern, qui si poteva operare sfruttando per l'appunto il pattern, quindi impostando un ordine, come si dice in gergo, a macchina sulla rottura, sul breakout del cateto maggiore del triangolo. Ovviamente lo stop loss deve essere sull'ipotenusa. Ora, ipotizzando di poterlo fare, perché poi molti strumenti, soprattutto riguardanti le criptovalute, sono ancora molto limitati su queste capacità di gestione della posizione, quindi anche qui è tutto un dire. Però nel caso peggiore, ok, quello in cui non si poteva fare uno stop dinamico, perché come vedete qui l'ipotenusa è una trend line ascendente, conseguenzialmente se io entro a mercato qui, lo stop è qui, ma come in questo caso passa 1, 2, 3, 4, 5 candele, lo stop deve essere qui, non deve rimanere qua giù. Però facciamo caso che non si possa avere uno strumento che mi sposti lo stop in relazione allo strumento disegnato sul grafico, quindi rimane uno stop fisso. La bellezza, diciamo così, se vogliamo definire la bellezza di questi pattern, cioè i triangoli, è che comunque tendenzialmente si ha sempre uno stop inferiore rispetto a quello che è il target, perché il target è l'ampiezza del triangolo, cioè questo, ok? Quindi un target del 2,87%. Si stanno parlando di cifre comunque molto piccole, mentre lo stop in questo caso, partendo dall'apertura, ok, facendola proprio nel caso più brutto, è dell'1,38. Quindi comunque si sarebbe andato a guadagnare il 2,87% rischiando l'1,38%, quindi si guadagna un pochettino più del 2, cioè rischi 1 euro per guadagnare un pochettino più di 2. Quindi qui si entrava a mercato, il target era il 2,87%. Ok, quindi i 7.550 come più o meno avevo scritto nell'analisi che avevo fatto su TradingView e lo stop loss era qui. Ok, quindi in questo caso si sarebbe entrati a mercato, si sarebbe stati un pochettino in profitto per qualche ora e poi questo crollo assurdo ci avrebbe buttato fuori dal mercato ma facendoci perdere l'1,38% come abbiamo visto. Quindi sostanzialmente l'importanza di questa, l'importante nel genere o meglio, soprattutto in questi periodi, dell'analisi tecnica e soprattutto dello strumento dell'utilizzo di pattern, ma che siano pattern perché io uso i pattern, ma poi possono essere altri strumenti come indicatori, oscillatori, l'unione di indicatori con oscillatori e pattern, oppure l'utilizzo di teorie come può essere Gahan, Elliott o altre teorie, è sempre impostare uno stop loss, perché in un caso come questo, che da un certo punto di vista, se vogliamo vederla così, è abbastanza tragica, concedetemi il termine. E mettendo uno stop loss e perdendo l'1,38% ci rendiamo conto che diventa quasi una cosa, non gli si dà peso, ok? Perché facendo un esempio un pochettino più concreto, mettiamo che si ha un capitale di 1000 euro, ok? Se si ha un capitale di 1000 euro,
facendola proprio brutta, e adesso faccio i calcoli semplici, quindi utilizzo cifre semplici, quindi rischiando il 10% per ogni investimento, che è tantissimo, adesso è sconsigliatissimo rischiare il 10% di investimento, soprattutto all'inizio, però facciamo i calcoli semplici, il 10%, quindi si hanno a disposizione diciamo 10 cartucce da 100 euro, quindi qui si sarebbe fatto un investimento da 100 euro, si metteva 100 euro alla rottura, la rottura c'è stata, quindi si entra al mercato, benissimo. Si esce a mercato qui in perdita, abbiamo detto qua giù, e si perdendo l'1,38, quindi sostanzialmente si perdeva 1,38 euro, tornavi a casa con 98 e 22 centesimi, cioè tu mettivi, hai messo 100 e te ne tornavano 98 e 32 centesimi, quindi grazie allo stop loss e alla precisione, quindi all'applicazione precisa e rigorosa di di un sistema, ok, ti salvi anche in queste situazioni senza eccessivi problemi. Poi sì, qui è stata veramente esasperata, quindi c'è, poi per essere onesti, da tenere in considerazione che c'è un minimo di probabilità che non ti usciva preciso quando tu avevi messo l'ordine, ma magari ti usciva un pochettino sotto perché la macchina non riusciva a eseguire l'ordine al prezzo detto da te, ma magari te l'eseguiva qualche satoshi più in basso, e no, cambio dollaro, qualche dollaro più in basso. Però ecco, proprio alla più all'1,50% perdevi, ok? Conseguentemente ci si salva. Entrare invece a mercato nella speranza che tanto sale perché sta salendo, perché ci sono notizie positive, perché una cosa e un'altra, in questi momenti qua si soffre tantissimo perché poi si perde veramente tanto e si può andare in perdita, soprattutto se magari si è entrati a mercato, magari alla rottura dei 6.800 perché era una resistenza molto importante, ora si è in perdita. Quindi sempre attenzione, mai fare le cose, soprattutto nel trading, perché se si vuole fare trading, mai fare le cose tanto per. Ecco, sostanzialmente, o per sentito dire, o perché soprattutto ve lo sentite, siccome io mi sento che sale, siccome ho un buon presentimento, no, no, nessuno ve la. Il dottore non vi ordina di fare trading, quindi evitate assolutamente di fare queste cose. Se volete fare trading, allora dovete considerare che è molto ma molto rischioso, molto ma molto difficile, e che quindi la prima cosa che dovete fare è ridurre il più possibile il rischio. Assolutamente, quindi stop loss sempre. Se mettete lo stop loss, vi salvate, la perdita avviene comunque, non è che escludete le perdite dalla vostra attività di trading, però sono limitate, sono circoscritte, diciamo così, alla vostra strategia, al vostro piano di trading, e vi permette di poter andare avanti. Senza stop loss qui si piangeva e si, non so, si sperava che si riprende, si spera che non serva a niente. Per cui, a parte questa digressione che mi sembrava abbastanza d'obbligo, e anzi, tra l'altro, poi un mio amico mi ha fatto vedere un post di un ragazzo che comunque fa video anche lui su YouTube. Non riesco a seguire molto tutti quelli che fanno video su YouTube riguardo alle criptovalute, perché comunque siamo in Italia, comunque penso siamo abbastanza, cioè siamo un pochettino tanti. E dalle notifiche che ricevo mi sembra che facciamo anche abbastanza cioè, nel senso, contenuti in maniera molto frequente, quindi riuscire a seguire tutti è un po' difficile. Però vabbè, detto ciò, questo ragazzo, Tiziano Tredico, penso lo conosciate più o meno tutti, anche perché ha un canale molto più grosso del mio, quindi probabilmente chi segue a me segue anche lui, e aveva fatto un post, insomma, sulla sua pagina dicendo che sostanzialmente l'analisi tecnica nelle criptovalute è inutile, ecco, adesso non mi veniva la parola, e soprattutto poi nei commenti, perché qualcuno gli aveva scritto qualcosa, e dice una cosa molto interessante, cioè che tutti quelli che fanno analisi tecnica, insomma, queste cose un po' come faccio io, poi tendono sempre a giustificarsi dopo che le cose avvengono, ovviamente non prima. E questa è una cosa, tra virgolette, che io, cioè, c'ha ragione, è vero, ma non è vero per l'analisi tecnica in generale, in realtà è vero per tutto, è vero in qualunque settore, in qualunque ambito, è sempre facile dirlo dopo, ovviamente, un po' come la moviola nel calcio, è sempre facile poi capire se era rigore o meno dopo, nel momento è sicuramente più difficile, e si è soggetti ovviamente a degli errori e degli sbagli che poi possono compromettere in quel caso una partita o in questo caso magari una parte del capitale. Però è una cosa molto interessante. Io ormai 4 anni che sono quindi nel settore del trading, e ho collaborato anche con alcuni progetti che si occupavano di fare formazione, di vendita di strategie. Quindi, insomma, sono un pochettino, un minimo di esperienza, diciamo così, l'ho raccolta sotto varie fuori parti, cioè lavorare da solo, lavorare in gruppo, lavorare per formazioni. Quindi, insomma, volevo farci un video dove, insomma, un po' spiegavo i concetti base
perché secondo me poi aleggiano anche un sacco di miti e forse ci sono alla base anche delle incomprensioni su quello che poi effettivamente è l'attività di trading e l'utilizzo soprattutto dell'analisi tecnica, che poi portano magari a dei giudizi che poi non è che io devo difendere l'analisi tecnica a tutti i costi o devo dire che Tiziano ha torto a tutti i costi, ci mancherebbe, poi ognuno ha la sua idea. Anzi, da quel punto di vista io sono quasi d'accordo con lui, cioè se non si sa bene cosa fare, anch'io ti dico non fare analisi tecnica, cioè o meglio non fare proprio trading. Se ti piace una criptovaluta non è che ti devi legittimare acquistando Bitcoin per poter parlare di criptovalute, puoi parlare di Bitcoin anche senza averli, puoi seguire canali, forum, i blog di Bitcoin anche senza comprare Bitcoin, conseguentemente non c'è bisogno di rischiare, poi magari uno col tempo si appassiona, studia, segue, prova, soprattutto poi nel trading l'esperienza, cioè il fare tanti trade, ma proprio per una questione matematica, in termini di statistica, è importante farli, però appunto sono dei temi che tratterò nel video che farò a parte. Per cui adesso, bando alle ciance, abbiamo visto un po' qui il trade che tecnicamente è andato male, quello del Bitcoin, e ora ci troviamo in una situazione in cui il prezzo è tornato sotto i 6.800. E qui è completamente stravolto tutto adesso. Adesso qui non veramente ci vorrebbe un po' la sfera di cristallo, tra virgolette. L'unica cosa, l'unico attacco che abbiamo è che sì, quando ci sono dei crolli o dei picchi allucinanti di salita del prezzo, poi bisogna sempre aspettarsi una correzione. Sicuramente dal punto di vista grafico, questo crollo ha rimesso un pochettino di pepe e ha rianimato un po' tutto, perché come abbiamo visto nell'ultimo periodo eravamo sempre in una fase abbastanza smorta e noiosa di lateralità. Ora questo ci dà nuovamente questo rimescolamento di carte, chiamiamolo così, ci dà la possibilità quindi di avere un pochettino nuovo, un pochettino più di brio, e quindi tornare a avere dei movimenti da poter studiare e cercare di capire, utilizzando sempre analisi tecnica, avendo delle indicazioni di entrata e di uscita, in modo tale che, male che va, esempio lampante, questo che abbiamo qui davanti, non si perde più di quanto si è calcolato, bene che va, si porta a casa un profitto, perché poi questo crollo di ieri non è per forza stato negativo, perché ad esempio, caso qui poi proprio ad hoc è venuto fuori, triangolo discendente su un massimo che quindi ci si aspettava facesse ancora un pochettino salire il prezzo per poi magari effettivamente fare un ritracciamento, il prezzo è crollato subito dopo averci fatto entrare al mercato e quindi si è subito una perdita. Ma nel caso ad esempio di EOS dollaro, la situazione era completamente opposta, triangolo discendente su un massimo, il prezzo si schiaccia e alla rottura, quindi si entra al mercato qui, il prezzo è raggiunto perfettamente, anzi perfettamente, direi più che abbondantemente il target, quindi qui si è in profitto e qui si è generato, ottenuto un profitto del 7,34%, quindi se di là abbiamo perso l'1,38%, qua abbiamo guadagnato il 7,38%, quindi per un profitto netto del 6%, quindi conseguentemente, ipotizzando, tornando al discorso di prima, che qua ci si mette una cartuccia da 100 euro, come ci sarà messa di là sul Bitcoin, qui sarebbero tornati 107 euro e 38 centesimi. Poi anche qui, ripeto, sarebbe da approfondire perché altrimenti lascerebbe un po' il discorso così campato per aria, ma non è lo scopo di questo video andare a approfondire questo, più che altro diamo uno sguardo al volo a quello che è successo, che poi le cause, come abbiamo detto, sono imputabili dal mio punto di vista un pochettino tutte e tre, cioè non è che una è giusta e le altre sono sbagliate, secondo me sono giuste un pochettino tutte e tre e coadiuvate, o meglio tutte e due, le cause, sia quello del wallet di Silk Road, sia quello di Goldman Sachs che ha interrotto i lavori del desk per le criptovalute, poi coadiuvate dal trading, hanno generato sicuramente questa discesa molto importante dei prezzi. Poi ci si potrebbe anche stare sopra a speculare sulle possibili implicazioni dei contratti futures. Non so se vi ricordate tempo fa, il CME aveva fatto, cioè tempo fa, qualche giorno fa in realtà, il CME aveva rilasciato un report dove diceva che il numero di contratti future comunque rilasciati nell'anno è in continuo aumento e soprattutto nell'ultimo periodo erano in aumento i contratti future long. Quindi anche qui si potrebbe poi andare a pensare a una possibile copertura da parte dei grossi investitori con posizioni short, che ovviamente si sono poi aumentate nel momento in cui il prezzo è sceso con queste notizie, quindi anche lì insomma ci si potrebbe parlare parecchio. Ma comunque, fatto sta, restando in quello che noi più o meno facciamo tutte le mattine, abbiamo visto come il Bitcoin ha subito il crollo, è tornato sotto i 6.800 dollari di supporto, quindi è ora a 6.400 dollari, zona di contrattazione veramente esasperata ormai, perché è da ore che non fa altro che scendere con volumi molto elevati,
quindi anche qui potremmo aspettarci. Torno sul grafico perché almeno ci capiamo, e anche qui potremmo aspettarci almeno una piccola ripresa, un piccolo, diciamo così, non tanto ripresa perché ci deve essere, ma semplicemente ripresa dal punto di vista psicologico, del tipo entrano gli investitori e si accorgono che il prezzo è sceso così tanto e approfittano tutti quelli che ovviamente non erano a mercato, oppure quelli che già erano a mercato e che magari vogliono mediare le posizioni già aperte. Ma questo è un discorso un pochettino magari più complesso, ma diciamo così. Vogliono approfittare degli sconti e quindi vogliono approfittare degli sconti, acquistano, il che potrebbe riportare un pochettino i prezzi a risalire visto la drastica caduta veramente di circa 1000 dollari, perché da 7.400 a 6.400 abbiamo lasciato 1000 dollari nell'arco di una notte. Per fare questo, senza andare a cercare di utilizzare la sfera di cristallo, gli strumenti classici utilizzati che potremmo usare anche noi ovviamente sono il retracciamento di Fibonacci, e dove vediamo che praticamente ha quasi rotto tutto andando a sfiorare il 77,8. Il 77,8 che rimane qua giù sul 6.231, che è proprio il punto, diciamo così, di supporto delle varie spalle destre che aveva formato il test e spalle. Quindi eccole qua. E quindi potrebbe essere una soglia interessante, ma se andiamo già a vedere quei minimi, è arrivato a 6.250, quindi direi che quei minimi è andato già precisamente a toccare qui e a reagire un minimo. Per quanto riguarda il resto del mercato, nei giorni precedenti avevamo rilasciato in maniera rapida, avevamo fatto un excursus veloce su Ripple ed Ethereum perché erano in lateralità e non c'era niente da fare. Ovviamente questo movimento rimescola un po' tutto e quindi fa uscire sia l'uno che l'altro dalla lateralità, e quindi nel caso di Ripple, qui che abbiamo di fronte, rompe il supporto dei 31 centesimi, il prezzo scende, va a toccare i minimi dei 26 centesimi, non va a toccare quindi i minimi precedenti in realtà dei 25. Questo movimento a livello tecnico potrebbe già iniziarsi a considerare chiuse, quindi potremmo essere già entrati in una fase di ritracciamento per quanto riguarda Ripple, visto comunque l'aver toccato livelli molto bassi di RSI e comunque avendo già disegnato tre candele verdi, potremmo indicare che siamo in una fase di ritracciamento di questo impulso ribassista, perché finalmente Ripple fa un vero e proprio impulso e non correzioni di correzioni. Per quanto riguarda invece Ethereum, va a rompere. Adesso qui con tutti i volumi non si capisce niente, ok? Va a rompere, esce dalla lateralità, quindi rompe i 270 dollari di supporto, ma va a rompere anche i minimi precedenti, quindi qui va a generare dei nuovi minimi assoluti dai massimi di gennaio, per cui nell'aspettarsi un ritracciamento dopo questo impulso ribassista, possiamo andare semplicemente ad indicare questi due livelli di prezzi, 250 dollari e ovviamente 270, che questo faceva da supporto prima, farà da resistenza adesso, quindi, e ovviamente questo qui che ha fatto da supporto prima, che farà da resistenza ora. Per cui un ritracciamento che si dovesse partire potrebbe trovare un primo stop sui 250 oppure sui 270. Presumo che questo video sia venuto veramente lungo e ne seguirà un altro tipo mega giga pippone, molto lungo, che non so se riuscirò a fare oggi. Ma era interessante, insomma, volevo approfittare un po' di questo crollo per parlare anche un po' di approccio al trading, di psicologia, che sennò si parla sempre di analisi tecnica, mi sembra una cosa un po' sterile e noiosa. E per cui intanto vi ringrazio, vi consiglio di vedere il TG Crypto di ieri, che era comunque interessante, con Google, IBM che sfida Ripple, e se no, ovviamente c'è anche quello di stasera. Ciao ciao!